Ciao a tutti, sono Giorgia e questo è il mio canale. Siamo ai primi di luglio e i primi di luglio, ragazzi, vuol dire solo una cosa: i preferiti del mese di giugno, ovviamente. Devo dire che questo mese, come nel mese precedente, mi sono data degnamente da fare e ora vi prendo i libri e i fumetti che mi hanno letteralmente entusiasmato in questo mese. Come potete vedere, il malloppone è considerevole anche questo mese. Direi di iniziare dai libri e poi passare ai fumetti. Dunque, libri questo mese ne ho letti due, perché mi sto tenendo il resto delle letture per il mese di agosto, in modo da potervi proporre qualcosa anche per i preferiti di agosto. Dunque, come primo libro per i preferiti del mese di luglio abbiamo Alchemy War di Andre Gillis, il terzo capitolo, La Liberazione. Ho fatto un video dedicato che caricherò prossimamente per parlare in maniera esaustiva di questa saga. Dunque, il romanzo è edito da Mondadori Fantastica e l'ultimo volume costa 15 euro. È una saga steampunk che parla di Adam e Jack, prima Adam poi Jack, che sono due automi che vivono in un mondo alternativo in cui si contrappongono i Paesi Bassi con il trono di Ottone e la Nuova Francia. Come sapete, come potete anzi tranquillamente intuire, i Paesi Bassi detengono il potere, il comando degli uomini d'Ottone, mentre la Nuova Francia quello degli uomini, e è una battaglia all'ultimo sangue sull'egemonia in questo universo. Mi è piaciuto un sacco, lo consiglio tantissimo, ma non mi dilungherò ulteriormente perché ho intenzione di farvi un video dedicato. Passiamo al secondo volume che mi è particolarmente piaciuto nel mese di giugno. La nuova saga di Christian Jacques, edizioni 3,60, lo scriba di Osiri dell'Albero della Vita, alla modica cifra di 12,90 euro. Questo romanzo parla di, aspettate che non mi ricordo il nome, di Iker, che è un apprendista scriba, che all'inizio della trama viene rapito da dei pirati, il capitano del rapido, e viene praticamente sbattuto dall'altra parte dell'Egitto. Tutta la trama si dipana su il ritorno di Iker ad Abido, dove troverà le sue risposte, soprattutto chi è che si nasconde dietro la cospirazione che sta tentando di distruggere l'Egitto e ovviamente chi l'ha rapito e per quale motivo. Questo è il primo volume di una saga, non vedo l'ora di leggere il secondo, che in teoria, secondo le anticipazioni di 360 edizioni, dovrebbe uscire a settembre. Consigliatissimo, come più o meno tutte le saghe di Christian Jacques che io possiedo, tra cui aspettate, Ramses, il romanzo di Ramses, e il Mago del Nilo e tutti quanti gli spin-off che potete vedere qui dietro. Anche di questo farò un video dedicato. Questi sono i fumetti, scusate, i libri che ho letto questo mese. Ora si apre un panorama sui fumetti che ho letto questo mese, che sono un malloppone considerevole. Oddio, quanto pesa. Allora, come potete vedere, anche questo mese ci ho dato dentro in tutti i sensi. Allora, come primo fumetto voglio perdere del tempo a illustrarvi i nuovi fumetti della saga di Dragon Age, editi Cosmo Fantasy. Questo volume, che racchiude 3 episodi, viene la modica cifra di 23,90 euro. Allora, si chiama Il sangue del drago e gli autori sono David Guider, Alexander Friedan e disegnata da Chad Hardin. Allora, premessa: questo fumetto tratta le avventure di Alistair, che voi conoscerete se avete giocato al primo Dragon Age, quindi Dragon Age Origins, Isabella, che troverete nel secondo Dragon Age, e Varric, che troverete nel terzo capitolo di Dragon Age, cioè Inquisition. Io ho giocato a tutti e 3 i Dragon Age, mi sono letta i romanzi, non potevo non leggere i fumetti. Questo fumetto parla di come Alistair è già diventato re e sta procedendo in un cammino per scoprire che fine abbia fatto suo padre, che è misteriosamente scomparso quando lui era ancora un infante. Tutta la trama si dipana su come questo re sia, cosa abbia fatto e dove si trovi, aiutato ovviamente dalla piratessa Isabella, che ha dei rapporti coi cunari, e Varric, che è un nano appartenente alla Gilda.
La grafica del fumetto è molto fumetto americano, anzi è prevalentemente fumetto americano. Io non gradisco di solito la grafica di DC Marvel, ma dato che la trama e i personaggi mi piacevano un sacco, non ho potuto esimermi dal comprarlo. Come potete vedere, la grafica è prettamente americana. Non è un fumetto giapponese. Comunque consigliatissimo, nel mese di luglio uscirà un nuovo capitolo che sicuramente io non mi perderò. Poi arriviamo alla parte di grafica giapponese. Ragazzi, è uscito La Sirena Cannibale, edizioni J-Pop. Storia di Hiroshi Noda e art di Takahiro Wakamatsu. Allora, per la modica cifra di 6 euro ve lo portate a casa. Di che cosa parla questo fumetto? Questo fumetto parla di Hera. Hera è una principessa sirena che vede tutti i suoi amici mangiati e trasformati in sushi. Un giorno decide di salire sulla terraferma per dire l'ultimo addio a Tonnetto Striato, che è il primo pesce che viene fatto fuori in questa saga, solo che sotto delle spoglie umane, perché lei ovviamente salendo sulla terra perde la coda e acquista due gambe, assaggia il sushi e ne diventa dipendente. Quindi in questo fumetto vediamo la tremenda lotta interiore che ha la nostra principessa sul mangiare i propri amici o continuare a nuotare con loro. È bellissimo, è umoristico, è fantastico, ma ne parlerò in un video dedicato. La grafica di questo fumetto è estremamente delicata e femminile. Per darvi un'idea, sto cercando una pagina in cui si veda bene. Allora, sì, direi che così va bene. Come potete vedere, la grafica è estremamente femminile e rotondeggiante, ma la trama è così nonsense che lo rende fantastico e estremamente piacevole. Consigliatissimo anche questo. Ah, per ora in Giappone siamo al quarto volume, non so con che frequenza verrà distribuito in Italia da J-Pop. Chi aspetterà, vedrà. Poi, altro preferito del mese di luglio è Kakegurui. Vabbè, ragazzi, non c'è niente da dire su Kakegurui. Kakegurui è già un mio preferito del mese di maggio e io l'adoro perché comunque è una saga estremamente bella. Parla del gioco d'azzardo in un istituto, è veramente particolare. Probabilmente farò un video dedicato, non so se l'ho già caricato nel canale al momento in cui sto filmando. Parla di Yumeko Jabani, che è una studentessa malata di gioco d'azzardo. Siamo al quinto volume, adesso a luglio dovrebbe uscire il sesto e costa 6,90 euro, edizioni J-Pop. L'autrice, allora, la storia di Amura Kayamoto e i disegni sono di Toro Naomura. Una cosa su questo fumetto: a luglio J-Pop pubblicherà anche lo spin-off Kakegurui Twin, che io mi sono già premunita di ordinare, e parla delle vicende di Mary Saotome, che è una delle coprotagoniste. Detto questo, non vedo l'ora che esca e vada avanti, perché la trama è fantastica e soprattutto è un tipo di fumetto che non si era ancora visto. Vi faccio vedere uno scorcio di disegno, giusto per darvi un'idea di com'è la grafica. Anche questa è molto rotondeggiante e femminile. Comunque in molti miei video ne parlo e soprattutto ne parlo tantissimo su Instagram. Poi. Ah, bene. Questo mese è uscito Come dopo la pioggia, edizioni Star Comics. Come dopo la pioggia, l'autore è Yun Mayuzuki. Allora, cosa dire di Yun Mayuzuki e di Come dopo la pioggia? Come dopo la pioggia è una storia d'amore adolescenziale, cioè la nostra protagonista, cioè lei, si innamora del suo datore di lavoro. Solo che il suo datore di lavoro ha 40 anni, ovviamente, e quindi vi potete tranquillamente rendere conto di come sia un amore impossibile. Tutta la storia fino adesso si dipana su come sta ragazza è innamorata di questo uomo e di questo amore tipicamente agrodolce giapponese non pienamente ricambiato. Riuscirà la nostra protagonista Akira a coronare il suo sogno d'amore? Lo scopriremo solo andando avanti col fumetto. Vi dico che costa 4,90 euro, edizioni Star Comics, e è bimensile. No, bimensile, scusate, esce ogni 2 mesi, quindi è bimestrale.
poi, anzi no, bimestrale, bimensile, ho detto giusto prima, è bimensile, comunque esce ogni 2 mesi. Altra uscita stra-attesa, è da mesi che aspettavo che uscisse, Hot Detective Tsubaki, edizioni Planet Manga, costa 7,50 euro. Ragazzi, questo fumetto è la svolta. Allora, Hot Detective Tsubaki di Kanji Kawashita è la storia di questa ragazza Tsubaki che fa l'investigatrice durante il periodo Edo, quindi durante il periodo Tokugawa. Ogni fumetto parla di un caso in cui c'è una persona che muore malissimo e lei e il suo socio tentano in tutte le maniere di risolvere il caso, il sociato Hosen, il maestro Hosen, di risolvere il caso e arrivare a guadagnare praticamente. Da un po' di volumi è stato messo anche la storia personale di Tsubaki, quindi cosa l'ha portata a diventare un'investigatrice e tutta una rete di criminalità che rende la trama ancora più pepata. Vi dico già che questo è un manga per adulti, quindi è pieno di scene di sesso e di violenza, ma questo non lo rende assolutamente banale. Ho fatto un video dedicato che non so ancora quando caricherò sul canale. Comunque, per darvi un'idea della grafica, e è sempre un problema perché trovare scene in cui la gente non muore male in questo fumetto, vi posso assicurare che è veramente complicato, posso dirvi che la grafica è una cosa fenomenale. Ecco, come potete vedere, le tavole sono estremamente caratterizzate, comunque con questo tratto rotondeggiante che io adoro. Detto questo, come ho detto, costa 7,50 euro e siamo in contemporanea col Giappone, quindi di media escono 2 volumi l'anno, quindi il prossimo probabilmente lo vedrò in inverno. E ora arriviamo alla chicca di questo mese, il fumetto che mi ha colpito di più e di cui mi sono totalmente innamorata. Sto parlando di Wolf's Mound, Le fauci del lupo, edizioni J-pop, di cui io possiedo i primi 3 volumi. Il terzo è uscito questo mese comunque. Allora, Wolf's Mound di Mitsuhisa Kuji parla della resistenza dei 3 cantoni che fanno capolino sul passo del San Gottardo. Cosa succede? Il duca d'Austria in questo fumetto ha attuato una repressione durissima sulla popolazione dei 3 cantoni. Giustamente la popolazione non è esattamente molto d'accordo con la politica del duca d'Austria, anche perché loro erano dei cantoni indipendenti, e decide di espatriare a Lugano e tentare di organizzare una resistenza. Peccato che tra i cantoni e Lugano c'è il passo del San Gottardo, in cui c'è un castello maniero con un cancello in cui puoi passare solo di lì perché ci sono montagne a destra e montagne a sinistra. C'è un signore sadico. Ragazzi, ho rivalutato Dracula dopo aver visto quello che ha fatto Storm in sto fumetto. È di una cattiveria tremenda, io non ho mai visto uno così, perdonatemi, ma è un maniaco sadico, sì, perché io non ho visto gente morire in maniera così fantasiosa come in sto fumetto. In soldoni, sì, ci sono delle figure care alla, neanche alla mitologia, alla storia tedesca in tutto il fumetto, quindi abbiamo il duca d'Austria, che comunque è realmente esistito, il padrone di Wolf's Mound, che ti ricorda molto o Ludwig, comunque anche quei signori locali tedeschi estremamente sadici, cari al medioevo tedesco, infatti è ambientata nel medioevo sta storia. E poi abbiamo anche Guglielmo Tell e il figlio di Guglielmo Tell, quindi ci sono personaggi di una caratura abbastanza conosciuta, ecco. Cosa succede? Il passo viene chiamato Wolf's Mound, le fauci del lupo, perché tentare di passare di lì senza salvacondotto è praticamente impossibile, cioè muori matematicamente. Ora, non vi anticipo niente perché altrimenti cosa lo comprate a fare, giustamente. Vi posso solo dire che costa 6,90 euro a volume, per ora siamo al terzo volume, la serie comprensiva di 8 volumi. Sicuramente J-Pop finirà la saga, perché comunque J-Pop è una casa che quando inizia una saga la finisce anche, grazie a Dio. È stupendo, ora vedremo con che frequenza li pubblicheranno. Il tratto è molto crudo e violento e io riconosco uno degli assistenti di Berserker in questo fumetto, perché la violenza è tipica del medioevo che vediamo anche in un fumetto come Berserker. Ora vi faccio vedere un attimo il disegno,
per darvi un'idea di come può essere, e mio Dio, trovare una scena in cui la gente non muore male è veramente dura. Vediamo se riesco a trovarla nel primo volume. No, nel primo volume non riesco a trovarla. Aspettate, magari la trovo nel secondo o nel terzo, perché giustamente non posso farvi vedere scene in cui la gente muore o comunque ci sono scene di violenza, perché non vorrei avere il video censurato. Allora, vediamo. No, qui, ragazzi, oh, è dura, è sempre più dura. No, neanche qui. Sì, qui può andare. Vedete, il tratto è molto semplice comunque, però nella sua semplicità risulta molto d'impatto. Cioè, per darvi l'idea, vedete le copertine? Vedete le scene di violenza come vengono messe? Il fumetto a me piace e sicuramente ci farò un video dedicato perché è fenomenale, non so neanche come definirlo. Detto questo, questo è l'ultimo fumetto. È un preferiti del mese molto smart. Come ho detto, mi vorrò tenere le robe per gli altri novità, per i preferiti del mese di luglio e per i preferiti del mese di agosto, in modo da darvi anche degli spunti. Detto questo, il video è finito. Allora, lasciatemi un commento qui sotto se li avete letti o se conoscete gli autori che vi ho presentato. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi comunque anche al mio canale YouTube. Seguitemi su Instagram, dove sono molto attiva e dove ho anche aperto la parte di Instagram TV, in cui faccio delle recensioni flash e degli unboxing flash su quello che vedo, trovo in giro. Detto questo, vi saluto e ciao a tutti!